Buongiorno. Allora, credo che in questi giorni, in queste settimane, tranne due video, uno prodotto finì, no, no, non è vero. In queste settimane ci sono nuovi video che piano piano registrerò e credo che vi piaceranno. Per cui non saranno solo vlog, ma ci saranno video normali, in senso tra virgolette, nell'impostazione, che ancora non ho. Comunque, vabbè, a parte questo, io vi faccio vedere cosa ci sono qui, che stanno dormendo. Si vede? Guarda come spamparanzati. Spamparanzati. Che poi è bello. Schiaccia uno, schiaccia l'altro. Vabbè. Non riesco neanche a tenere il telefono perché avendo una mano, perché con l'altra sto tenendo loro due. E per cui, da quello che avete capito, questo vlog inizierà così. Cioè, vi dirò come si chiamano. Perché nel primo vlog non ve l'ho detto. E poi vi farò vedere, non lo so, vi dirò più o meno dove li ho presi. E un vlog praticamente diverso. Loro due sono i nuovi arrivati in famiglia. E oltre i quattro conigli, che poi piano piano vedete anche l'incontro. Allora, la prima volta almeno lei è riuscita, tra virgolette, a stare con Fiocco, però poi dopo ha iniziato a soffiargli, allora piano piano ci devo riprovare. Poi vi metterò le clip quando riesco a farli stare insieme anche con i conigli e niente. Comunque, ho quattro conigli e adesso i due nuovi arrivati che sono i due gattini. Allora, ho deciso di prendere i gatti perché sinceramente è da tanto che lo volevo uno, solo che prima abitavo con i miei e mio padre non voleva e neanche mia mamma. Per il semplice fatto che abbiamo ancora il cane, e però stavo con i miei perché non mi piace che il mio cane si trasferiva nella mia nuova casa, anche perché una è vecchietta, ormai farà 12 anni, e poi perché è difficile stare dietro, specialmente adesso che è un po' vecchietta. È difficile stargli dietro. Poi il cane ha più necessità di curarlo, che il gatto, più o meno. Non dico che il gatto non va curato, però è molto diverso tra il cane e il gatto, è molto diverso. Per cui, adesso che ho una nuova casa, volevo prendere il gatto. Io, se per caso andrò in vacanza, eccetera, non lo so, ne ho ancora tutto da decidere. Se riesco, che mia mamma vuole, viene lei e li controlla lei, praticamente tutti i giorni, compreso anche i conigli, se vuole. Se no, ovviamente vedrò la soluzione migliore perché, sinceramente, far sì che una persona che non conosco viene qua a casa mia per curare, dargli da mangiare i conigli e i gatti, anche no. Preferisco una persona che conosco come mia mamma, che posso fidarmi. Però vabbè, lì più avanti si vedrà, perché di solito noi andiamo a dicembre-gennaio, andiamo tipo all'estero, al mare, così. Però è da 2, quasi 3 anni che non ci andiamo. E non so se quest'anno si farà una bella vacanza. Non lo so, comunque quello è da decidere. Allora,
Io non vorrei farvele vedere piano piano, così almeno capite chi è il maschio e chi la femmina. Però, non so, è difficile perché stanno dormendo. Cioè, stanno dormendo così, non so se si vede, è la zampina così. Mamma mia, no, cioè, allora se vedete nel collo graffiche, sorrosse, eccetera, è perché me l'hanno fatto loro. Cioè, non potete capire. Allora, è la prima volta che ho un gatto, anzi, adesso sono due. All'inizio volevo prenderne uno, poi ho detto, secondo me è meglio prenderne un altro, uno perché così almeno giocano insieme, stanno insieme e il gatto, secondo me, non soffre, anche se in teoria non soffrono, però preferivo che erano due. E alla fine ho preso due. Anche perché noi per il momento abbiamo un lavoro, dove stiamo in giro quasi tutto il giorno, quasi. Tranne un giorno di riposo, tipo adesso che io sono a casa di riposo e vabbè, sto registrando questo vlog. Per cui calcolate che io faccio 6 ore di lavoro, ma sto praticamente in giro quasi tutto il giorno. E allora ho detto, meglio prendere un altro gatto, così almeno non è da solo. Alla fine, come avete visto nel vlog, allora le prime clip era da sola, per cui calcolate che lei l'ho presa il 6 di maggio e l'altro il 14 di maggio, per cui calcolate che la femmina è da una settimana che sta con me e il maschio è da pochissimi giorni, cioè 2 giorni. Questo video non so quando lo vedete, credo martedì, per cui più o meno 3 giorni, più o meno sì. Per cui alla fine ho deciso di fare così. Mi hanno consigliato di prenderne un altro, chi conosco e chi ha i gatti, ma perché era un'ottima scelta nel mio ragionamento, perché così almeno non stavo da sola e allora ho detto vabbè. E niente, per cui dopo tutte queste chiacchiere, vi dico come si chiamano. La femmina, che è nera e bianca, si chiama Perla. Quando io vi ho detto su Instagram, dei nomi femminili per i gattini, ho ricevuto un bel po' di messaggi su tanti nomi. Solo che molti nomi, uno, erano troppo lunghi, due, non mi piacevano, e tre, erano nomi che ci sono già, nel senso io volevo un nome che non c'era, che è molto diverso. Infatti, come gattina, non penso che c'è questo nome qua. Perla, mi è venuto in mente Perla, non lo so, uno perché la Perla è anche bianca. E allora lei, dato che è metà bianca, ho detto vabbè, la chiamiamo Perla. Però vedo che è un po' dispettosa, a parte che vabbè, adesso è piccolina. Poi quando crescerà, secondo me, non lo so come sarà il suo carattere. Però gioca molto, se avete visto l'altro video, gioca molto e non sta fermo un minuto. Ogni tanto se la addormicchia, ma poco. Però diciamo che è molto attiva, la femminuccia. E lei l'ho presa in un negozio di animali, solo che i gatti che loro prendevano, credo che erano da cucciolate, per cui non so se è di razza, non lo so. Dovrebbe avere il pelo lungo, perché la sua mamma ha il pelo lungo, per cui non so se avrà il pelo lungo e se è di razza, perché l'hanno presa da una famiglia e l'hanno portata in un negozio. Alla fine l'ho presa lì una, anche se dovevo prenderla
da un'amica che conoscevo, poi alla fine non mi ha fatto sapere niente e alla fine l'ho presa nel negozio. Comunque si è svegliata lei, che ha gli occhi verdi e nera e bianca, la femminuccia. Invece il maschietto è praticamente questo qua. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo qua che dorme. Lui è il maschietto. Hanno tutti e due 2 mesi e calcolate che il maschio si chiama Budino. Allora, l'ho chiamato Budino perché tutte le volte che io chiamavo il mio coniglio, quello nero, Budino, mi veniva in mente Budino, smettila, Budino. E per cui, dato che mi è rimasto in mente questo nome, è molto carino e molto, diciamo, tanto anche un po' per scherzare così, ma è rimasto il nome Budino e allora mi piaceva troppo. Alla fine ho detto quasi quasi chiamerò Budino il mio gattino, che fa un po' rima, il maschietto. E alla fine, allora ero indecisa tra Tino, Tino è la rima col gattino e mi piaceva. Mi piaceva Tino oppure Budino. Io volevo chiamare anche tutti e due così, ma alla fine gli ho dato solo un nome e alla fine io l'ho chiamato Budino. E sono dei nomi diversi, un po' particolari, che mi piace. E allora io volevo scegliere dei nomi molto belli, molto diversi. E niente, lui ha le zampette bianche, metà zampette bianche e tutto grigio, grigio con le tipo striscette, le righe nere e ha il pelo lungo. Lui sono sicura al 100% che ha il pelo lungo perché lui l'ho preso praticamente da una mia amica che ha fatto i cuccioli. Lei ne ha tre femmine grandi e alla fine poi lasciandoli in giro fuori si è accoppiata con, diciamo, con un gatto che è di razza di un suo vicino, quelli col pelo lungo che si chiamano Moon, con Moon, adesso è in inglese ma non so come si dice il nome, comunque è di razza. E si è accoppiata con la sua gatta. Allora, dato che io cercavo il maschietto e preferivo prenderlo da lei perché, cioè, dovete vederlo quanto è bello. Quando si svegliano vi farò vedere come sono. E alla fine ho deciso di prenderlo da lei. Per cui calcolate che lui è già abituato a stare in casa, a fare tutto e non a fare tanti dispetti. Invece lei, avendola presa in un negozio, non è stata abituata a stare in casa, per cui i primi giorni aveva paura. Invece lui in 2 secondi si è ambientato in casa. Però tanto ci sono le clip che, se non avete visto il vlog, andatelo a vedere. Per cui diciamo che questo questi sono i nomi. E niente, solo che adesso non voglio disturbarli quando dormono, perché quando dormono puoi fare tutto. Io stavo montando il vlog, che ovviamente avete già visto, ma è difficile. Anche adesso sono riuscita a pulire tutta la casa, il pavimento, eccetera, intanto che loro dormivano, ho detto, oh, che bello, perché poi quando tu lavi il pavimento è difficile, perché poi ti lasciano tutte le impronte e niente. E io ho il parquet, però non gli fa niente il parquet, anche perché è apposta. E ovviamente loro non è che si mettono a grattare il pavimento, cioè mi grattano il tappeto, quello vecchio che non me ne frega perché tanto è da buttare, ne prenderò poi un altro, e un altro tappeto anche quello vecchio, per cui
In teoria c'hanno anche il puff che è mio e stanno giocando con quello. Poi questa settimana gli prenderò il tiragraffi, ma tanto lo metterò in queste clip, i tiragraffi che andrò a comprargli. E niente, più o meno questa è la loro storia. E, per cui nei video li vedere, credo che ci saranno sempre nel mio canale. E basta. Adesso vedrò. Credo che nel prossimo vlog vi metterò le clip dove il fiocco si incontrerà con loro due. Sarà un po' difficile, specialmente con lei che un po' alza un po' la coda, inizia a soffiare, eccetera. Però spero che lui non sarà così. Boh. Adesso vediamo. Allora, ci vediamo dopo, così almeno se riesco vi farò vedere loro. E niente. Poi in questi giorni vi metterò lo stesso le clip del tiragraffi, tutte le altre cose, così almeno sarà un il vlog un po' lunghino, però molto, molto bello. Almeno per chi piace i gatti. Ah, e dato chi ha i gatti, che ha più esperienza, scrivetemi qui sotto nei commenti più o meno tutto quello che c'è da sapere sui gatti. Sul fatto del veterinario, eccetera, non vi preoccupate, non c'è bisogno che me lo scrivete perché tanto ho già chiesto alla mia amica che ha i gatti e un po' di domande gliel'ho fatte a esperienza lei perché ne ha tre. Più gli altri tre piccolini che ancora non deve dare via. E niente, per cui fatemi sapere tutto sui gatti, sul cibo, su come, diciamo, prendere, cioè fargli capire ad esempio che non devono salire sul tavolo, queste cose qua, che per me sono molto utili. Adesso cade. Sì, guardate. Non so se si vede. Mamma mia, come dorme. Vabbè, io spero che non cada perché fanno di quelle, cioè, fanno di quelle corse, poi si lanciano ovunque, che è una cosa assurda. Vabbè, ci vedo dopo se riesco, così ve le faccio vedere e ve le presento come si deve. Perché sennò dopo parlo troppo. Per cui ci vediamo dopo. Guardate come dorme. Cioè, ma si può. Non ho parole. Comunque, ogni volta che lo prendo in braccio si addormenta. Guarda! È difficile farlo vedere, perché poi lui è il maschietto. Ma come sempre è difficile. Ecco, c'ha gli occhi credo azzurri, ha le zampine bianche, pelo grigio e un po' nero, ha il pelo lungo, perché la mamma c'ha il pelo lungo e la sua coda, ui, la sua coda è lunga, col pelo lungo. E c'ha le zampette. Aspetta un attimo, guarda la panzina tutta. Tutta così ce l'ho. La panzina. Lui è dolcissimo. Quando lo tieni in braccio dorme. Ecco. Come si fa? Da quando sono piccoli gli sto dietro tutti i giorni. Non riesco a staccarmi. Specialmente quando si addormenta così. Quanto è carino, guarda, quanto carino. Lui è dolcissimo comunque. È molto dolce e dormiglione. E miagola sempre quando vuole le cose.
carezze. Il maschiettino che dorme sempre. Ui, scusa. Adesso lo lascio giù. Aspetta, vediamo. Uissa. Vediamo. Aspetta. Invece lei è la femminuccia. È tutta nera e sotto bianca con le zampine bianche. E lei ha gli occhi, credo, verdi. Dovrebbe avere verdi, ma anche lei dorme ogni volta che la prendo. Sarà difficile fargli vedere come si deve. Comunque, vabbè, tanto c'è occasione. Comunque, lei ha le zampine tutta nera. Lei è molto cattivina. Però non mi posso lamentare. Dorme. Gli occhi dolci. Hai gli occhi aperti? No. Gli occhi chiusi. Perché adesso. Aspetta. Io volevo far vedere. Comunque niente, la maggior parte quando sono sempre addosso, quando dormo, lo sono sempre qua, addosso me a dormire. Niente, sarà difficile farveli vedere come si deve. Vabbè, semmai ve la farò vedere nell'altro canale. Se ancora non siete iscritti al nuovo canale, al secondo canale, iscrivetevi, vi aspetto anche lì. Ho già pubblicato altri video. I video che pubblico di là sono diversi da questo canale, per cui andate a seguirmi anche su Fragolina Real Official, che è il secondo canale. Siamo in pochissimi ancora, per cui iscrivetevi, che ci sono anche lì tanti video belli. Intanto vi lascio qua il nome di fianco di qua. Comunque niente, io vi ho avvisato che ci sono già altri video che ho già pubblicato sul secondo canale. Detto questo, se riesco continuo il vlog, se no ci vediamo al prossimo e spero che vi farò vedere in braccio o nell'altro canale. Adesso dormo. Quando dormono, ciao. È difficile stargli dietro perché di più. Comunque, ci vediamo dopo o al prossimo video. Non lo so, no, non si sa ancora.